sono tornato nuovamente all'esterno, quindi come ti ho fatto vedere abbiamo adottato un impianto all'esterno e un impianto all'interno. Questo perché? Ovviamente per quale motivo? Perché dalla parte che vede alle mie spalle, questa zona, è molto lontana dalla parte della cena, quindi è assolutamente impensabile riuscire a coprire con questa postazione la parte interna e quindi proiettare la musica anche all'interno, anche solo per un sottofondo. Secondo poi, è assolutamente sconsigliato la soluzione che adottano alcuni fornitori, ovvero che smontano una parte dell'impianto e lo portano all'interno. Ma ti immagini se mentre i tuoi ospiti cenano, vedi qualcuno che con i cavi, con le casse, che passa su e giù, dopodiché l'impianto che ha portato all'interno deve nuovamente riportare all'esterno, perché occorrerà anche per la fase successiva. Quindi questo è fortemente sconsigliato, diciamo così, anche impensabile dal mio punto di vista. Quindi è il caso sempre di posizionare un impianto fuori e un impianto dentro, anche per una questione di praticità, una questione anche soprattutto di estetica, visto che il giorno del matrimonio non si vogliono vedere troppi spostamenti, ripeto, o persone che girano con cavi, casse, audio, non è bello visivamente neanche per i tuoi ospiti. Quindi la soluzione migliore in questi casi, dove non c'è filo diffusione all'interno e le situazioni sono diverse, in due zone diverse e anche un po' distanti, è quello di adottare due impianti, che può essere appunto, anzi deve essere, proporzionato al tipo di location scelta. Quindi se il posto è molto piccolo, inutile portare un impianto assolutamente potente. Ovvero invece se il posto è molto grande, serve un impianto più potente, di più dimensioni e quindi anche con più diffusori. Questo era il mio piccolo consiglio di oggi per quanto riguarda gli impianti audio e ci vediamo al prossimo video con altri consigli e suggerimenti. Ciao!